numeri positivi per il turismo arrivano da Imola e dal circondario, dove i dati Istat relativi al primo trimestre del 2019 parlano di un aumento dei pernottamenti che sfiora il 5% per Imola e che arriva al 7,8% per Castel San Pietro Terme. Un andamento particolarmente incoraggiante, visto che si riferisce ad un periodo in cui la stagione turistica nel territorio non è ancora entrata nel vivo, cosa che avviene nel mese di aprile con l'avvio degli eventi più importanti dell'autodromo. La cosa più positiva è che continua il trend di crescita già da 3 anni a questa parte. Per continuare il trend positivo non bisogna mai dimenticare che le azioni di promozione devono essere continuative, dobbiamo sempre andare all'estero, intercettare nei paesi target che sono sempre quelli che abbiamo definito nel nostro piano strategico triennale, Nord Europa, Nord America e Sud America, in particolare Brasile. Dobbiamo sempre essere in contatto con i tour operator che nelle varie fiere, educational tour e workshop incontriamo. Cosa cerca il turista che viene in zona? Cerca l'autenticità, facendo parlare dei monumenti che sono veri, autentici, con una grandissima storia, come la rocca che è qui alle nostre spalle. Abbiamo l'autenticità per quanto riguarda la tradizione dell'enogastronomia. Abbiamo tanti borghi, abbiamo tutto il discorso legato al wellness, alla natura, al turismo in plein air che sta riscoprendo un grandissimo interesse, soprattutto dai paesi stranieri di prossimità. Dobbiamo essere bravi a raccontare tutto assieme, a raccontare che c'è un territorio che ha tanto da offrire e che giustifica quindi una permanenza di più giorni per poi incrementare il flusso turistico.